Quello che c'è da dire è che in effetti negli ultimi tempi è diventato un po' complicato, no? Intrattenere dei rapporti normali con la società. Mi dici che riflessioni, ecco, vi suscita questo cambiamento di rotta che ha avuto l'Arezzo? Voglio sentire Massimo. Tra l'altro Radio Groove si è assicurata i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite Sì, in radio. non c'è esclusiva, Ah, non c'è non un c'è contratto d'esclusiva, si c'è è un assicurato i contratto, diritti per la trasmissione i delle diritti, partite. non esiste nella Serie D la È giusto. possibilità di prendere le cose in Ecco, esclusiva. conferenze stampa alle quali si può accedere soltanto dopo aver inviato l'accredito e aver ricevuto l'ok all'accredito. Giocatori che Accade non in Vaticano parlano. questo. No, non sto scherzando, recentemente dei colleghi sono stati a fare un servizio da Ma Papa tu parli per Francesco. me, i preti? No, no, proprio da Papa Francesco, ci vuole l'accredito prima. Però c'è da dire che non è che la sala stampa vaticana ti manda un comunicato e ti dice me lo mandi l'accredito, cioè se ti mando la convocazione alla conferenza stampa vuol dire che sono accreditato, altrimenti Certo. non lo sono, cioè questo è un asserto fondamentale È nel già una rapporto. contraddizione in Questa è una termini. contraddizione. E poi è accaduto anche che siano stati richiesti gli accrediti. Abbiamo inviato insomma, la manifestazione di interesse a partecipare alla conferenza stampa. Non tutti l'hanno fatto e poi tutti hanno partecipato. Quindi anche questo, insomma, vuol dire che non funziona nemmeno il meccanismo che è stato messo in piedi, perché allora se si mette questa regola Deve si essere ferrea. deve essere fatta rispettare. Non si fanno interviste durante la settimana, poi si fanno le interviste durante la settimana, quindi un altro problema, anche questo da chiarire, perché il comunicato del 20 febbraio dell'US Arezzo non è stato sostanzialmente rispettato dall'US Arezzo. Cioè, noi abbiamo fatto tutto, non abbiamo assolutamente forzato la mano da nessuna parte. Poi non è nel contratto di acquisto dei diritti per la diretta delle partite, come si conviene a tutti i media che fanno la trasmissione di eventi in diretta, alla fine dell'evento sportivo trasmesso in diretta, l'allenatore o il calciatore si concede 3 minuti al giornalista per un'intervista, in quel caso sì, in esclusiva, nel senso che è il media che sta Certo. riportando in diretta questo evento. Anche questo non è stato fatto una volta. Abbiamo fatto presente che comunque nel contratto d'acquisto dei diritti questa cosa deve essere garantita, ma non è un problema di contratti, di cavilli e di questioni di regolamento sulle quali francamente è noioso anche discutere. È una questione di comunque relazioni fra persone e fra strutture che fanno ciascuno il proprio lavoro che deve essere corretto e soprattutto non capisco quando l'US Arezzo scrive che l'esposizione mediatica dei giocatori o comunque come era fatta prima mina o lede la serenità dell'ambiente. Io quando ho Sì. letto questa cosa, Andrea, mi sono riascoltato tutte le interviste che avevamo fatto, cosa gli avremmo chiesto di. Io francamente non Questo l'ho ha ribadito trovato. anche Ferretti, che è stata scelta, fatta questa scelta per tutelare la concentrazione dei calciatori. Però, ad esempio, non mi ricordo di. Ad esempio, interviste da parte del presidente che si sia concesso anche personalmente, abbiamo, penso anche tu, richiesto la possibilità di Assolutamente, intervistare tra l'altro noi l'abbiamo Ferretti. invitato qua svariate volte Benissimo. e non siamo No, riusciti non si ancora ad capisce averlo. perché appunto I non. calciatori non parlano, l'allenatore è l'unico che può parlare e parla soltanto al tavolo della conferenza, quindi non è più possibile realizzare interviste né per le radio, né per le TV, né per i siti online. E questo è un po' un ostruzionismo, voglio sentire anche Fausto, che francamente non ha motivo di essere, no? Sei testate tra cui Radio Groove, tra cui Teletruria, tra cui poi Amaranto Magazine, Arezzo Notizie, Arezzo Ora e Arezzo TV hanno sottoscritto questo documento con cui hanno chiesto all'Arezzo di ripristinare le condizioni di inizio stagione. Ma perché è così difficile andare d'accordo con i giornalisti? E poi devo dire che qua non mi sembra di aver mai letto né ascoltato, no, dichiarazioni o parole al vetriolo nei confronti di Ferretti o della società. Sei d'accordo, Guarda Fausto? Andrea, negli anni sono cambiate tante cose, no? Il calcio poi è un mondo particolare, cioè, ti faccio un esempio, no? Tu come sai seguo io molto anche il ciclismo, cioè, io ho intervistato 2 anni fa, non 20 anni fa, ti potrei dire 20 anni fa, ho intervistato Eddy Merckx, il più grande corridore di tutti i tempi, insieme a Fausto Coppi, a Cortona un premio di una disponibilità unica, parlo di Eddy Merckx, cioè, uno dei più grandi Detto il sportivi cannibale. della storia, no? Cioè, qui per intervistare un giocatore dell'Arezzo, con tutto il rispetto che fa la Serie D, si deve fare tutto questo problema che dovrebbe essere interesse loro, dovrebbe essere interesse loro, perché purtroppo con l'Arezzo in Serie D se ne parla solo a livello locale.
purtroppo. Sì. Io quando ho cominciato a scrivere dell'Arezzo, lo seguivo da bambino, quando ho cominciato a scrivere dell'Arezzo nel campionato 86-87 faceva la Serie B l'Arezzo. Se volevo fare un'intervista mi mandava un ragazzo alle prime armi in questo. Mi mandavano, andavo allo stadio, cioè, che ne so, volevo intervistare Minoia, Orsi, Ugolotti, gli dicevo ragazzi si possono parlare, loro tutti sempre disponibili, non c'erano problemi. Faceva la B l'Arezzo, voglio dire, non è che si salvava, cioè voglio dire. Il nostro, faccio un esempio, la Nazione è un giornale che è sia locale che regionale che nazionale, no? Perché è insieme anche al resto del Carlino al giorno. Quando l'Arezzo faceva la B o anche la C, il lunedì si finiva anche nel fascicolo nazionale, ora solo il lunedì si finisce nel fascicolo regionale, con spazi ovviamente ridotti, se no se ne parla solo a livello locale. Locale. Ma voglio dire, dovrebbe essere anche interesse della società avere un'intervista in più, perché almeno se ne parla una volta in più, voglio dire, perché sennò dell'Arezzo non cioè, secondo me è proprio un controsenso assurdo questo qui. Si fanno del male da loro stessi, secondo me, le società che fanno così. Poi della conferenza stampa, dell'accredito alla conferenza stampa, ha veramente dell'incredibile questa cosa, sinceramente, cioè voglio dire, ci conoscono tutti quelli ovviamente che seguiamo l'Arezzo, che senso ha fare un accredito per la conferenza stampa, faccio un esempio, del venerdì, no? Cioè, vogliamo dirlo che auspichiamo comunque una risoluzione. Ma poi io sono prima a dire questa vicenda, che nessuno vuole fare bisogna, il muro contro muro, bisogna che ci voglia il buon senso, ritrovarsi, se ne parla, voglio dire, e credo che sia una situazione risolvibilissima, sì. Se c'è stato un problema se ne parla, voglio dire, fra il presidente e direttore generale, direttore sportivo non c'è, però mi è venuto il vicepresidente, chi vuoi te, insomma, voglio dire, se ne parla, si risolve questo problema, cioè, mi sembra veramente assurdo. È un farsi del male in generale, voglio dire, no? masochismo allo fazzismo, come per riprendere quello che aveva detto Massimo all'inizio. Poi anche cercare comunque di vivere la realtà, cioè il management dovrebbe stare attaccato alla squadra e non tanto guardare l'immagine che viene rappresentata della squadra sui media. Quello è un lavoro che va fatto fare ad altri, loro devono conoscere la struttura, stare vicini alla struttura e guardare alla struttura, non guardare alla rappresentazione della struttura, è una cosa diversa questa è una cosa che serve ai fruitori del calcio, ma non sì. agli addetti ai lavori. Andiamo su concetti molto sottili che non so, spero di sì, se verranno comunque recepiti.